23 luglio è una data un po' particolare, confluiscono varie festività, anche particolari, regionali. Penso soprattutto perché oggi a Bologna il 23 luglio si festeggia il patrono della regione, Sant'Apollinare, vescovo e martire. E quindi ci sono però dei mirabili intrecci che stamattina consideravo, perché qui si legge appunto Giovanni 15 con il tralcio e la vite, con invece questo martire si legge io sono il buon pastore, io sono la vite, io sono il buon pastore. A Bologna direbbero che sarebbe un ferrarese questo, a fare tot me, cioè faccio tutto io, no? E a me piace invece proprio considerare lo specifico di questo dono che ci fa, e cioè che in qualunque situazione tu sia, la tua vita partecipa della sua, in un modo o in un altro, che tu te ne renda conto o no, sei in un mirabile intreccio. Allora, ci mettiamo a volte molti anni per capirlo, però abbiamo bisogno di considerare dove stai attaccato tu, che cosa ti sta alimentando, perché non è la stessa cosa in tutte le fasi della vita, abbiamo situazioni molto diverse e tante volte pensiamo che la nostra stessa vita ha affrontato tante fasi che quasi non mi riconosco tra una fase e un'altra, 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 perché mi ha alimentato aspetti diversi, cose diverse, sono state per me punto di riferimento e vita. Allora, adesso, che cosa alimenta la tua vita? Perché? Perché è importante saperlo? Perché non disperdiamo le forze e le energie, non le disperdiamo. Abbiamo bisogno di fissare bene lo sguardo su che cosa? Cosa mi sta alimentando? Perché se capisco che cosa mi alimenta, capisco anche l'importanza delle potature, che sull'aspetto delle potature siamo tutti quanti un po' arricciamo il naso, perché insomma capire che certe cose della nostra vita vadano potate, vadano tagliate. Ma stai tranquillo, tanto non le poti tu. Questo ci sembra ancora più strano, come non sono io? No. L'operazione di potatura, il Vangelo ce lo dice, che è io sono l'agricoltore, io sono la vite e voi i tralci, il Padre mio è l'agricoltore. È lui che pota. Cioè, vi faccio un esempio semplicissimo. Ci sono delle situazioni su cui stavamo spendendo speranze, energie, attese, zero. Hanno prodotto zero, hanno prodotto frustrazione, rabbia. Benissimo. Potato o non potato? Domanda. Potato o non potato? Perché finché non ti accorgi che quella è una reale potatura, lì non porta frutto. Vabbè, e di queste cose ne potremmo dire tante, no? Che cosa diventa importantissimo? Forse semplicemente saper ringraziare anche delle potature. Meno male che hai potato tu. Perché se no io ci mettevo tante attese e speranze su quello e non portava nessun frutto. Allora è... è ancora più bello guardare e contemplare la vita in questi mirabili intrecci che nel corso degli anni si stanno manifestando, mirabili intrecci, dove puoi contemplare che comunque per quanto tu possa fare anche dei giri strani e avere alcuni rami che non avevi mai considerato, quelli che poi portano frutto, tutto dipende anche dal fatto che tu stia attaccato. Io sono la vita e voi i tralci. Beh, se la mia vita partecipa della sua, non c'è problema. Dovunque andrà
alla ricerca della luce, del sole, per portare frutto. Scusate se continuo a parlare in metafora, però mi sembra che la metafora è sempre molto illuminante. Allora sentiremo anche che la nostra vita, anche se in certi momenti non sappiamo perché, ma abbiamo tirato da una parte, abbiamo tirato, e che stavamo cercando la luce in quella direzione lì, per poter portare frutto. Allora forse penso ai pomodori quando filano, ma che stanno cercando la luce, magari sono un po' oppressi da tante erbacce. Stavo pensando al mio campo, ma se lo vogliamo, quella spinta di vita ce l'abbiamo sempre perché stiamo attaccati. Allora, in questa giornata, chiedendo anche l'intercessione di Santa Brigida e di Santa Apollinare, proviamo a sentire come quella santità, come la nostra, dipende sempre dalla stessa lo stesso punto di partenza, stessa origine, che è proprio l'amore con cui qualcheduno ci ha voluto e noi ci siamo, al quale stiamo attaccati, dal quale attingiamo la linfa, ecco, la forza dello spirito che porta in noi un misterioso frutto, in misteriosi intrecci, in una misteriosa vita.